venga rispettata questa norma. Allora, nel mio emendamento dico che addirittura si debba arrivare allo scioglimento dei consigli regionali qualora non ci fosse realmente, la norma antidiscriminatoria. Che voglio dirlo perché forse c'è un fraintendimento quando si parla di parità di genere. Parità di genere non significa 50 e 50. Parità di genere significa pari opportunità, tant'è vero che anche nel Consiglio d'Europa noi facciamo riferimento a una norma antidiscriminatoria, perché non c'è un'imposizione a dover creare degli organismi al 50 e 50, ma bisogna fare in modo che uno dei due sessi non venga discriminato. Quindi da questo punto di vista io chiedo che venga messo in votazione perché penso che questo punto che non siamo riusciti a risolvere in commissione vale la pena che venga sottolineato qui in aula. Grazie. La ringrazio, deputata Costantino. Se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'1.26. I pareri sono contrari. Allora, dell'AI. Chi altro? Ci siamo, mi pare. Sì. Bene, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 27, contrari 320, la Camera respinge. Allora siamo all'1.27 Costantino, pareri sono contrari. Nessuno chiede di intervenire. Sì, Mucci, deputata. Grazie Presidente. L'emendamento della collega Costantino dice correttamente di prevedere un sistema di monitoraggio e vigilanza e di un adeguato regime sanzionatorio per quanto riguarda appunto le norme che andranno a varare i consigli regionali. Questo perché? Perché un consiglio regionale, Presidente, come ho detto precedentemente, potrebbe anche varare, come è successo in Puglia, una sanzione dall'entità risibile che non consenta di ottenere un risultato adeguato, ovvero prevedere che nel momento in cui non si rispetta la rappresentanza, in questo caso del 60-40, una sanzione ad esempio di 1.000 euro, come è stato appunto fatto nella regione Puglia. Questo ovviamente è una sanzione che rende del tutto inutile i meccanismi che noi stiamo introducendo, perché un partito pagherà tranquillamente questa somma, che è una somma risibile, e quindi la rappresentanza e quindi la possibilità di poter partecipare, come ha detto giustamente la collega Costantino.